In Ohio, Curtis guarda le enormi nuvole nel cielo sotto la pioggia, confuso perché al posto dell'acqua sembra esserci olio per motori. Ma è solo un sogno, e il tempo è davvero bello. In seguito Curtis fa colazione con la moglie Samantha e la figlia sorda Anna prima di andare al lavoro. Curtis lavora per un'impresa edile, mentre Samantha è una casalinga che si occupa di Anna, ma cuce anche oggetti da vendere alla fiera locale del sabato. Quel pomeriggio, Samantha è a casa con alcuni amici che hanno portato i loro figli a giocare. Una di loro si accorge che Anna ha afferrato un pericoloso pezzo di legno con dei chiodi, così Samantha si precipita fuori per fermarla, visto che gli avvertimenti urlati ovviamente non funzionano. Pochi istanti dopo, inizia a piovere a dirotto. Così gli operai devono fermarsi per la giornata e vanno a bere qualcosa al bar insieme. A casa Samantha insegna ad Anna cosa è il temporale mentre guarda la pioggia dalla finestra. Dopo il bar, Curtis passa a casa del suo collega e caro amico Dewart. I due chiacchierano per un po' e Dewart dice che Curtis sta vivendo una vita meravigliosa. Tuttavia Curtis ammette che le cose non sono sempre belle come sembrano. La loro conversazione viene interrotta quando la moglie di Dewart esce, chiedendogli di entrare in casa. In seguito Curtis torna a casa e controlla Anna, mentre Samantha racconta che la bambina ha ancora problemi a relazionarsi con gli altri bambini. Il giorno dopo, Curtis sta pulendo la spazzatura per evitare che Anna afferri altri oggetti pericolosi. In quel momento nel cielo appare un forte temporale, e all'improvviso un fulmine colpisce il terreno, facendo abbaiare il cane di Curtis, Red, come un pazzo. Mentre Curtis si muove per prendere la mano di Anna, il cane si libera dalla catena e attacca Curtis, mordendogli ferocemente il braccio. Tuttavia si risveglia nella sua stanza perché si è trattato solo di un altro incubo. Durante la colazione, Curtis non riesce a smettere di pensare a quanto fosse reale il sogno. Vede che Anna sta giocando con Red e si preoccupa, così l'allontana dal cane. Quando Samantha chiede cosa c'è che non va, Curtis scatta e se ne va senza nemmeno toccare la colazione. Più tardi al lavoro, Curtis continua ad essere distratto e non smettere di fissarsi il braccio durante la riunione, pensando di sentire ancora il dolore. Il capo Jim è arrabbiato per il ritardo causato dalla pioggia e vuole che recuperino oggi. Mentre si reca al cantiere, Curtis chiede all'amico di aiutarlo a prendere alcune forniture extra. Più tardi Curtis fa una pausa e vede in cielo uno sciame di uccelli neri che volano in modo strano. Chiede a Dewart se gli sembra strano, ma lui non vede nulla. A causa delle ore extra per recuperare il lavoro, Curtis è in ritardo per l'incontro con i genitori a scuola di Anna. È anche coperto di fango perché non ha potuto farsi una doccia. Gli viene insegnato il linguaggio dei segni essenziali per i loro figli, che Curtis deve praticare un po' di più. Poiché non trascorre con Anna molto tempo, quanto Samantha, non conosce abbastanza parole. Qualche tempo dopo, piove di nuovo, e Curtis si affretta a salire in macchina con sua figlia. La pioggia rende difficile vedere e hanno un incidente. La testa di Curtis sanguina, ma Anna sta bene. In quel momento alcuni uomini appaiono fuori dall'auto e iniziano a rompere i finestrini. Uno dei due tiene fermo Curtis, mentre l'altro rapisce la bambina. Improvvisamente Curtis si sveglia urlando, rendendosi conto che si trattava di un altro incubo. Scende al piano di sotto con un aspetto piuttosto malaticcio. Samantha se ne accorge e si preoccupa, ma Curtis le promette che è solo un raffreddore e le dice di andare alla fiera con Anna. Mentre Samantha vende la sua merce e discute con i clienti sui prezzi, Curtis tira fuori il materiale extra che ha preso al lavoro e costruisce un recinto intorno alla cuccia del cane prima di rinchiudervi Red, scusandosi con il poveretto. Ora dovrebbe lavorare alla pulizia della spazzatura, ma viene distratto da una porta che conduce ad un rifugio antitempesta. Curtis cerca la chiave in un vecchio barattolo e riesce ad aprirla, per poi scendere per valutare una nuova idea. Più tardi, Samantha mette i soldi guadagnati alla fiera insieme ai risparmi delle vacanze. Chiede a Curtis perché Red viene tenuto fuori, ma Curtis risponde in modo vago. Samantha ci riprova, ma Curtis la ignora per ascoltare il telegiornale, dove si parla di una fuga di gas che ha colpito una famiglia. Questo alimenta la paranoia di Curtis. Il giorno dopo, Curtis trova Anna che guarda la tempesta dalla finestra. Quando si avvicina, è sorpreso di vedere un uomo in piedi fuori che guarda. Curtis prende subito Anna in braccio e corre a nascondersi mentre l'uomo inizia a cercare di aprire la porta. Improvvisamente l'intero edificio inizia a tremare e ogni oggetto nel soggiorno levita mentre Curtis ha difficoltà a respirare. Poi tutto cade e Curtis sussulta svegliandosi da un altro incubo. Sotto shock, ha bagnato il letto. Quando Samantha entra, copre l'incidente con le coperte. Curtis chiede il numero del medico e Samantha vuole controllarlo perché è preoccupata. Ma Curtis la sgrida per impedirle di vedere le lenzuola bagnate. Si scusa subito per il suo sfogo, dando la colpa al malessere. Ma le dice comunque di andare in chiesa perché può prendersi cura di Anna. Dopo che Samantha se n'è andata, Curtis cambia le lenzuole e lava via le prove. Più tardi Curtis porta Anna in biblioteca e la distrae con un libro per bambini mentre lui cerca informazioni sulla malattia mentale.
Sulla strada del ritorno si fermano in un negozio di alimentari per comprare molti cibi in scatola. Questo li fa arrivare in ritardo al pranzo con la famiglia, che lo giudica per aver saltato la messa. Nel pomeriggio, Curtis inizia a pulire il rifugio antitempesta e mette da parte tutto il cibo in scatola che ha portato in caso di emergenza. Poi rimane lì a leggere i libri della biblioteca. Qualche tempo dopo, Curtis riesce finalmente a farsi visitare da un medico e spiega che da 4 giorni ha problemi a dormire. All'inizio il medico pensa che non sia nulla di grave, così Curtis gli racconta anche degli incubi, ammettendo di aver bagnato il letto e di continuare a sentire il dolore del morso del cane. Il medico accetta di dargli delle medicine per qualche giorno e gli dice di consultare uno psichiatra. Nel frattempo, Samantha si reca all'agenzia assicurativa per chiedere informazioni sull'operazione per ripristinare l'udito di Anna. Fortunatamente la sua richiesta viene approvata e tutte le spese saranno coperte perché il lavoro di Curtis offre un'ottima polizza. Allo stesso tempo, Curtis va in farmacia a prendere le sue medicine e si sorprende di scoprire che non deve pagare molto grazie alla sua assicurazione. Quella sera, la famiglia cena una splendida cena insieme per festeggiare la buona notizia. Ma Curtis non dice nulla della sua medicina. Mentre si prepara per andare a letto, Samantha inizia a fare già i progetti per una vacanza, visto che non dovranno più preoccuparsi dei soldi. Curtis prende di nascosto la medicina nel bagno. La mattina dopo, Curtis si sveglia ben riposato e Samantha nota che ha anche un aspetto più sano. Tuttavia, al lavoro, Curtis continua a parlare con Dewart della giusta quantità di cibo per un rifugio. Improvvisamente inizia a sentire dei tuoni nel cielo, che è ancora sereno. Chiede a Dewart, ma lui non sente nulla, così Curtis si fa prendere dal panico e corre a vomitare in un cestino. Lottando contro un attacco di panico, Curtis lascia il lavoro e inizia ad avere problemi di respirazione mentre guida. Così ferma l'auto per prendere un momento e riprendere il controllo. Quando finalmente si calma, vede un posto che vende container e ne prende uno per ampliare il suo rifugio. Pochi istanti dopo va a trovare la madre, che si comporta in modo strano perché è sottoposta ad una forte terapia farmacologica. Si scopre che ha sviluppato una schizofrenia paranoica alla stessa età di Curtis. Curtis è preoccupato che possa accadere lo stesso a lui e prova a fare qualche domanda, ma lei non ricorda molto di quegli anni. In seguito Curtis chiama il suo medico per spiegargli che non può guidare fino a Columbus per uno psichiatra, quindi chiede un'alternativa. Quella sera calcola quanto costerebbe trasformare il rifugio in un bunker completo. La mattina dopo va in banca e accende un mutuo per la ristrutturazione della casa senza dire nulla alla moglie e ignorando persino gli avvertimenti della gente. Più tardi al lavoro, Curtis chiede aiuto a Dewart perché vuole prendere alcune attrezzature da lavoro per costruire il suo bunker. Questo è contro le regole, ma Dewart accetta di aiutarlo comunque. Un preoccupato Dewart gli chiede anche se sta bene e Curtis gli assicura che sta bene. Dopo il lavoro, Curtis si reca da una consulente locale e abbandona tutte le sue teorie basate sulle ricerche effettuate. La donna gli spiega che è solo una consulente, quindi non può fargli una diagnosi o prescrivergli qualcosa, ma possono parlare e lei può guidarlo attraverso la sua crisi. Lui inizia a parlare di sua madre, che un giorno ha lasciato la famiglia e suo padre ha dovuto crescere lui e suo fratello. In seguito fu trovata a mangiare spazzatura da un cassonetto e dovettero ricoverarla in un ospedale statale. Inizia anche a parlare dei suoi sogni. La sera la famiglia si reca ad un'altra riunione scolastica. Sulla strada del ritorno, Curtis ferma l'auto perché vede tonnellate di fulmini nel cielo. Tuttavia, la sua famiglia sta ancora dormendo e nessun altro se ne accorge, facendolo preoccupare di più per la sua salute mentale. Il sabato, mentre Samantha e Anna sono alla fiera, Curtis e Dewart iniziano a lavorare al rifugio. Quando Samantha arriva e vede tutto, va fuori di testa e ne nasce una discussione. Samantha si arrabbia ancora di più quando viene a sapere che Curtis ha preso un prestito e urla chiedendo una spiegazione per le sue strane decisioni, come quella di rinchiudere Red. Tuttavia Curtis dice che non c'è nulla da spiegare e lascia la stanza per controllare Anna mentre Samantha ha un esaurimento. Quella sera Curtis prende più medicine del dovuto. Nel cuore della notte, Samantha si sveglia quando scopre che Curtis ha una crisi epilettica e sanguina accanto a lei. Chiama immediatamente l'ambulanza, ignorando Curtis quando le dice che non è necessario. Qualche istante dopo, quando i paramedici se ne vanno, Curtis racconta finalmente tutto a Samantha. Giura che andrà spesso dal consulente perché non vuole abbandonare la sua famiglia come ha fatto sua madre. Il giorno dopo, Curtis e Samantha portano Anna in un ospedale per un controllo. L'intervento è previsto tra 6 settimane. Al lavoro, Curtis va dal suo capo e gli chiede di togliere Dewart dalla sua squadra, perché non vuole dare ordine al suo migliore amico. Jimmy pensa che sia strano ma è d'accordo con lui, per poi far notare che Curtis manca spesso al lavoro. Curtis spiega che è a causa delle visite mediche di Anna, ma Jimmy gli dà un avvertimento. Dopo il lavoro, Curtis va in un negozio a comprare delle maschere antigas, ma che sono molto costose. Nel frattempo, la moglie di Dewart racconta a Samantha delle voci che si nascondono dietro il comportamento di Curtis, ma Samantha si mette subito sulla difensiva e giura che stanno bene. Qualche tempo dopo, Curtis sta lavorando al rifugio quando riceve la visita del fratello Kyle, che ha saputo da Samantha del suo strano comportamento.
Kyle si preoccupa per la salute del fratello, ma Curtis continua a dire che sta bene e dice a Kyle di andare a trovare la madre. È chiaro che i due fratelli hanno un rapporto molto imbarazzante. Prima che Kyle se ne vada, Curtis si ricorda che stava cercando un cane e gli chiede di prendere Red. Durante un pomeriggio di tempesta, Curtis entra in cucina e trova Samantha bagnata dalla pioggia. I due si guardano per un attimo prima che lei pensi di prendere un coltello. Ma questo è un altro sogno. A colazione, Curtis non riesce a liberarsi dalla sensazione di incubo. E quando Samantha prova a toccargli la mano, lui la scosta. In quel momento, notano che Jimmy le aspetta fuori. Curtis si precipita da lui e apprende una notizia terribile. Jimmy ha scoperto l'attrezzatura che Curtis ha preso in prestito e lo licenzia con solo 2 settimane in più di assicurazione medica. Anche Dewart ha ottenuto 2 settimane di congedo amministrativo non retribuito per averlo aiutato. Quando Curtis condivide la notizia con Samantha, lei lo schiaffeggia prima di uscire di corsa dalla stanza con Anna. Più tardi, Curtis va a trovare il suo consulente, ma scopre che la donna è stata trasferita e c'è un uomo. Quest'uomo vuole che ricominci dall'inizio, ma Curtis non può accettare di rivedere sua madre e di perdere i progressi fatti. Quindi se ne va senza dire una parola. Torna al rifugio e continua a lavorarci su. Nel frattempo Samantha continua ad aggiustare i vestiti dei vicini per guadagnare soldi extra, ma non bastano e deve prendere i risparmi rimanenti dal barattolo. La sera Samantha parla con Curtis, che spiega di essersi spaventato a causa di un sogno e le afferra la mano per dimostrare che ci sta lavorando. Samantha annuncia che annulleranno la gita a mare e che useranno il suo ultimo assegno per coprire 2 mesi di bollette. Rimanderà l'intervento di Anna ed entrambi dovranno concentrarsi sul lavoro. Samantha è disposta a lavorare sui loro problemi, ma pone la condizione che Curtis debba andare da un vero psichiatra. Vuole che anche lui partecipi ad una cena scolastica nel fine settimana per lavorare sul suo isolamento. La sera dell'evento, Curtis viene affrontato da Dewart, che lo incolpa della sua sospensione dal lavoro. Curtis tenta di chiedergli di parlare in privato più tardi, ma Dewart continua a lamentarsi del fatto che Curtis lo abbia tagliato fuori quando dovrebbero essere amici. Dewart spinge e prende a pugni Curtis, che lo spinge con un calcio. Alla fine, Curtis urla e getta un tavolo sul pavimento. Annuncia che sta per arrivare una tempesta devastante e che nessuno è pronto. Poi ha un crollo e Samantha ne approfitta per riportarla a casa. Qualche tempo dopo, Curtis vede Anna in mezzo alla strada e corre a prenderla. In quel momento, un gruppo di uccelli appare nel cielo e volano in strani schemi prima di dirigersi verso Curtis. Egli protegge Anna mentre gli uccelli volano davanti a loro, poi fanno uno strano disegno prima di iniziare a cadere a terra morti. Terrorizzato, corre in casa mentre una sirena inizia a suonare. In quel momento si sveglia e scopre che la sirena sta accadendo nella vita reale. Piove a dirotto, quindi Curtis prende la sua famiglia e corre a nascondersi nel rifugio. Dopo aver chiuso la porta a chiave, Curtis fa indossare a loro le maschere antiossigeno per sicurezza. Poi si addormentano e aspettano che la tempesta passi. Qualche ora dopo, Curtis si sveglia e controlla la porta, ma sente ancora la tempesta fuori e torna a dormire. Al mattino, Samantha lo sveglia chiedendogli di aprire la porta, perché la tempesta è ormai passata. Curtis non è d'accordo e dice che la sente ancora. Inoltre fa toccare la porta a Samantha perché la senta. Tuttavia, Samantha non sente nulla. Preso dal panico, Curtis fa un passo indietro e si rifiuta di aprire la porta, offrendo la chiave alla moglie. Samantha si rifiuta di prenderla perché farlo per lui non farebbe altro che rimandare il problema, e Curtis deve affrontare le sue paure. Volendo fare del bene alla sua famiglia, Curtis raccoglie tutte le sue forze e finalmente apre la porta, trovando una bella giornata di sole. I vicini stanno bene e raccolgono i rifiuti lasciati dalla tempesta. Qualche tempo dopo, Samantha porta finalmente Curtis dallo psichiatra. Il medico accetta di somministrare immediatamente a Curtis altri farmaci e decide che ha bisogno di un po' di tempo lontano dal rifugio. Dice alla famiglia di prendersi qualche giorno di riposo e di prepararsi perché Curtis dovrà essere mandato in una struttura specializzata finché non si sarà ripreso. Ciò significa che non vedrà la sua famiglia per un po'. Il giorno dopo, la famiglia è in spiaggia. Curtis ed Anna stanno facendo un castello di sabbia quando all'improvviso Anna fa il segno della parola tempesta, indicando il mare. Samantha esce e scopre che sta piovendo petrolio. In quel momento tutta la famiglia vede un'enorme tempesta scura avvicinarsi e Curtis si rivolge a Samantha, che gli fa un cenno per confermare che anche lei la vede. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale per altri video e commenta per supportarmi. Grazie per aver guardato.